Vanni, benvenuti al regime fascista. Lo sapete che divaga in tutto il mondo, ovunque vai senti chi parla di questo regime fascista che è già al potere. Mi sembra una cosa incredibile che uno è costretto a spiegare l'APC a certa gente, tipo se ci fosse un regime fascista non staremmo più a far stare, non avremmo il cinema che abbiamo aperto sulle pareti, non avremmo la bella sede che abbiamo a Milano, non pubblicheremo il nostro giornale, non faremo un sacco di cose, perché almeno in Italia qualcuno con un minimo di memoria storica ci dovrebbe essere a ricordare cos'è il vero fascismo. Però lo dico questo perché nell'ambiente a sinistra, tra i militanti, diciamo, con un po' di anni sulle spalle, c'è una depressione profonda a livello internazionale per quello che succede. In Brasile si parla di fascismo, negli Stati Uniti Trump arriva, fascismo, in Italia figuriamoci con Salvini e tutto quello che succede, Spagna, Germania, ovunque questi vedono la destra. Quello che non vedono è l'altro lato di questa, diciamo, di questa situazione. Sembra che a essere un vecchio militante di sinistra c'è una malattia incurabile, non si riesce a far vedere a questa gente il vero processo in atto nella società. E la Francia addirittura comincia un movimento e questi cominciano tutti a dire: ah, ma il movimento fascista, ah, il movimento influenzato dai fascisti, c'è gente reazionaria. I compagni francesi hanno pubblicato una dichiarazione in cui citano Lenin, in cui lui dice: chi pensa di vedere una rivoluzione pura dovrà aspettare molto tempo per vederla. E considerando il livello politico generale che c'è nella sinistra storica, in alcuni casi il crollo totale della sinistra storica, non dovrebbe sorprenderci che c'è confusione tra la gente quando si mette moto, quando comincia a scendere in piazza. Entrerò più nei dettagli sulla situazione francese, dove vedremo che tutt'altro che il fascismo, questo è un vero movimento di lavoratori, con elementi insurrezionali anche pre-rivoluzionari. Se oggi in Francia ci fosse alla guida del movimento operaio un partito serio, oggi la Francia sarebbe uno sciopero generale che bloccherebbe tutto il paese e staremmo sull'orlo della presa del potere. Questa è la realtà. Questo però certa gente assiste, non riesce a vedere, vedono solo la parte reazionaria. Purtroppo questo non succederà perché non c'è la sinistra che ci dovrebbe essere, non c'è il fattore soggettivo che va costruito. Ma prima di entrare in questo guardiamo la situazione internazionale in questo momento. Dal punto di vista economico è segnato da, dopo 10 anni dopo la crisi del 2008, dove almeno in alcuni paesi una certa ripresa, tipo Germania, tipo Stati Uniti, c'è un processo di rallentamento generale che colpisce tutti i paesi e in alcuni casi in alcuni paesi sono entrati o stanno entrando in recessione. Il rallentamento colpisce particolarmente i paesi capitalisti più avanzati, Europa, Nord America e altri. La situazione internazionale è segnata dall'incertezza e tensioni per i mercati, tensioni per lo scontro tra Cina e Stati Uniti sulle tariffe, il protezionismo che divaga. Alcuni paesi come l'Inghilterra, che fino a qualche anno fa cresceva a ritmi abbastanza elevati, adesso cresce meno dell'Italia, dunque è un gran... L'Italia, non è che l'Italia ha fatto chissà che, è l'Inghilterra che si è aumentata a livello più lento di quello dell'Italia. E negli ultimi 10 anni vediamo anche un riequilibrio a livello internazionale delle forze economiche, un'ulteriore riduzione del peso delle economie dell'Europa, Nord America, cioè i paesi, diciamo i vecchi paesi
scontro con gli Stati Uniti, con l'arrivo del presidente Trump, che ha imposto trasferitarsi e minaccia di imporre altri. Però, come avete visto, qualche giorno fa hanno fatto una tregua. Trump con i cinesi si sono dati la mano, hanno promesso tante cose. È curioso, però, il New York Times che riporta come gli americani hanno riportato la notizia e come i cinesi hanno riportato la notizia, e danno una versione diversa, perché gli americani dicono che i cinesi sono impegnati a fare qualcosa di serio per la questione del come si dice in italiano? Proprietà intellettuale. Ecco. Com'è? Proprietà intellettuale. I cinesi nei loro articoli non hanno detto nulla di quello. Questo è l'accordo che hanno fatto. È una tregua fino a gennaio con la speranza che possano raggiungere un accordo. Le ragioni per cui sono spinti tutti e due a cercare di limitare questo spirito è che in effetti tutti e due hanno sofferto le conseguenze di questa politica. Quando Trump mette dei dazi sull'importazione di alluminio, aumenta il costo per le aziende americane che usano l'alluminio. È la stessa cosa con l'acciaio. C'è stato un calo di esportazione di soia verso la Cina perché i cinesi hanno colpito gli americani nell'agricoltura. È stata annunciata tutti e due questa cosa. La politica internazionale è molto preoccupata perché vedono che questo potrebbe spingere l'economia mondiale in una recessione molto più profonda di quello che potrebbe essere. Gli Stati Uniti entrano in questa situazione con un accumulo di debiti storici e previsioni di ulteriore accumulo. C'ho qua delle cifre sui debiti americani che dice che entro il 2024 l'indebitamento potrebbe arrivare a 140% del PIL, cioè nell'arco dei prossimi 5 anni l'America potrebbe stare peggio dell'Italia per quanto riguarda il debito, e questa è la maggior potenza economica mondiale. Per dare un'idea, nel 2028, se continua così, l'America pagherà 760 miliardi di dollari sotto interessi. Questa è la situazione in cui si trovano la maggior parte delle economie. Qui in Italia 700 miliardi di quel 2,3 trilioni di debito sono interessi pagati negli ultimi 10 anni. Sarebbe semplice cancellare gli interessi sul debito e cominciare a mandare meglio. Chiaramente nella società capitalista chi possiede il debito non è d'accordo, compra il debito per speculare, per fare i soldi. In realtà questo vuol dire che l'America non può tollerare questo livello di debito, i livelli di spesa che hanno, e questo significa un ulteriore attacco alla classe operaia americana. Quello è quello che si presenta nei prossimi anni in America. E se noi guardiamo i grafici sul debito paragonati al PIL, vediamo una crescita esponenziale del livello di debito paragonato al PIL, e la quantità di debito che è necessario accumulare per produrre una crescita economica cresce sempre di più. È come una droga: più ne prendono e meno effetto fa, però un effetto ce l'ha perché crea squilibrio economico. Non continuo sulle cifre del debito americano, però diciamo che è un problema serio per tutta l'economia mondiale, perché un ridimensionamento dell'America significa un colpo duro a tutto il mercato mondiale. Però vediamo gli effetti anche sociali della situazione in America. Per esempio, l'aspettativa di vita negli Stati Uniti per la prima volta da decenni è calata. Anche la fertilità è calata. Pare che da ai livelli qua dice che un centro del controllo delle malattie in America, che tiene dati dal 1909, dà delle cifre sul calo della fertilità
vengono dati un compagno, quindi ha forse molto fratello, proprio in questi mesi, per questo tipo di fenomeno. Questo è quello che sta succedendo a livello sociale. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che la sinistra non capisce perché ha vinto, penso che gli americani sono diventati tutti stupidi, infatti c'è un atteggiamento apprezzoso, diciamo io mi definisco il liberal borghese, loro si definiscono militanti di fondazione comunista, del Partito Democratico, eccetera, però sono liberal borghesi, come pensano, il loro pensiero. E qual è questo pensiero? Il popolo è stupido, il popolo vota come vota perché non capisce, non capisce quello che capiamo noi, cioè finirebbe votare PD e fare l'austerità, e il popolo, e non capisco perché il popolo questo non lo accetta. Trump è un risultato di questo tipo di fenomeno, una classe operaia, una parte della classe operaia, che ha cercato una soluzione alle condizioni in cui si trovano, e le soluzioni non venivano dai democratici, dalla Clinton, e Trump ha cavalcato la situazione. Abbiamo però Trump che in termini di popolarità è in capo, anche se l'altro giorno ha fatto un tweet, un presente incredibile, se sente lì e fa il tweet, che un sondaggio diceva che era al 50%, quando in realtà è il 43%, e lui dice: no, ma non è il 50%, la mia popolarità è il 75%. E lo dico io, sondaggio, hanno fatto un sondaggio di una persona, si chiama Trump, e ha chiesto quanto è popolare, e lui ha detto 75%. Sono molto popolare, e sono tutti questi attacchi delle indagini sui collegamenti con la Russia, eccetera, eccetera. Se no io sarei molto forte. In realtà in agosto, per esempio, solo il 38% della popolazione approvava l'operato di Trump finora. Noi vediamo gli americani che, malgrado la politica di Trump, si guardate le cifre sul commercio, è aumentato ulteriormente il deficit commerciale degli Stati Uniti, malgrado la politica che sta facendo. Perché curiosamente, se fai degli sconti fiscali a qualcuno e questi spende, poi comprano prodotti, ma non americani. Sono aumentate le importazioni. Dunque Trump forse qualche lezione di economia dovrebbe farla anche dal punto di vista esattamente borghese. Però ci sono degli elementi nuovi negli Stati Uniti, per esempio i scioperi degli insegnanti dilagati da uno Stato all'altro, e c'è un effetto politico. West Virginia, per esempio, nelle votazioni di quest'anno, uno spostamento molto forte da Trump verso i democratici, purtroppo, perché non ci sono alternative, dove Trump era molto forte, dove c'è una lotta sociale, c'è questo effetto. In uno Stato c'è stato un referendum su una riforma di lavoro reazionaria in una zona, nel Missouri, ecco, un referendum dove il 70% della popolazione ha votato contro quella riforma reazionaria, e come dicevano i compagni, laddove è possibile esprimersi su un qualcosa che ha un contenuto di classe, in America si vede la vera situazione, non Trump, il fascismo, eccetera, ma un popolo, lavoratori, che cercano una via uscita dalla situazione in cui si trovano. Poi, a livello elettorale, in queste elezioni abbiamo visto, intanto i democratici hanno preso la Camera, il Congress, mentre Trump ha vinto il Senato. Però, se voi prendete le cifre che forniscono i compagni americani, i democratici hanno preso 45 milioni di voti, i repubblicani 36 milioni di voti. Però i repubblicani hanno aumentato i senatori. Come mai? Perché c'è il sistema della delega in America: tu voti il delegato, i rappresentanti, e la divisione elettorale in America è per Stato, non per popolazione, e dunque ti ritrovi negli Stati che con una popolazione scarsa, mezzo milione di abitanti, ma ti votano gli stessi numeri che non so, lo Stato di New York. Il sistema è squilibrato a favore delle zone rurali e non riflette la vera situazione che c'è negli Stati Uniti. Da un punto di vista politico, questo fenomeno del Democratic Socialist of America
tutto fatto prosciugando quello che c'era nel DSA, perché era un'organizzazione nuova a St. Louis. New York, dove c'è la burocrazia della lista Jacobin, che il loro modello, sapete qual è il loro modello? L'internazionale due mezzi, Kautsky e il loro modello. Cioè i traditori della rivoluzione tedesca sono i loro... Non solo di quella, ma quella importante. Quello è il loro modello. A New York sono molto presenti e è difficile lavorare. Boston invece è un'altra realtà, un compagno, adesso abbiamo un gruppo di quasi 8-9 compagni, tutto un lavoro fatto intorno al DSA, dove c'è questa possibilità di farlo, si fa. Nei Stati Uniti parlare di socialismo non è più un tabù, non è più una brutta parola, e questo succede nello stesso paese dove, se tu stai ad ascoltare i nostri amici di sinistra qua in Italia e in altri paesi, c'è solo razzismo e fascismo dilagante, non vedono quest'altro aspetto. In realtà quello che stiamo vedendo a livello internazionale è polarizzazione, destra e sinistra, ci sono tutti e due, ma se guardiamo i rapporti di forza reali, questa polarizzazione è molto più forte a sinistra che a destra, in realtà, anche se uno guarda la superficie sembra che non sia così. Canada è il paese tra, uno potrebbe dire, forse tra i più stabili al mondo, è il paese dove, se tu chiedi a un ingegnere in quale paese vorresti andare, sicuramente il primo ambito è il Canada. Canada, vediamo che succede. Nel Quebec, non sto a ripetere quello che è successo alcuni anni fa con un grande movimento di studenti, c'è un partito nel Quebec, francofono, Quebec Solidaire, piccolo partito di sinistra, nel 2014 3 deputati, quest'anno 10 deputati. Nel 14 320.000 voti, quest'anno 650.000 voti. Questa è una polarizzazione a sinistra. A destra c'è il CAC, Coalizione Avenir Quebec, sarebbe, diciamo, Trump del Quebec. Nello stesso periodo, da 22 deputati passa a 74, prende un governo, da 975.000 voti a 1.500.000. Ma come vedete, è un processo di polarizzazione a destra e a sinistra, dove c'è. Nell'Ontario c'è Doug Ford, un conservatore di destra, che ha vinto le elezioni e ha cominciato un attacco a conquista dei lavoratori. Però dov'è la radicalizzazione a sinistra? Ma è seguito lo sciopero dei lavoratori delle poste del Canada, uno sciopero molto combattivo, con occupazioni di sedi, disposta a tutto. Un nostro ex compagno, Mike Palasek, che è il presidente di quel sindacato, ha dato l'immagine di una direzione molto a sinistra del sindacato. Io spererei in Italia. Quello che abbiamo qua è una direzione sindacale che almeno sembra combattiva. E guarda i risultati. Quando dicono i lavoratori non combattono, ma se tu c'hai come segretario generale, non so, Vanarusso, è come i soldati tedeschi, no, i marinai tedeschi del 18, quando gli ufficiali ordinarono di partire e fare un attacco all'Inghilterra per fare l'ultima azione gloriosa prima di entrare in trattativa. I marinai hanno pensato bene a dire: noi andiamo a combattere per voi, con questa gente qua. Si sono ammutinati. La stessa cosa vale nel sindacato. Se c'è una direzione che non combatte, che non dà fiducia, che frena, ha un effetto anche sui lavoratori. Uno potrebbe dire: ah, vedi, i lavoratori non sono combattivi. No, non necessariamente, dipende anche dalla direzione. Potevano sfidarla la legge, lo sciopero continuava a un livello ancora più alto, e c'era chi tifava per questi lavoratori: andate, fate. Nel momento cruciale la direzione di dare l'ordine di tornare a lavorare, tra cui anche sto Mike Palasek, e c'è un bollettino interno della sezione canadese proprio su questa questione. Quando questo compagno era ancora militante dell'organizzazione, ha voluto presentarsi come candidato per il presidente del sindacato e poi ha vinto, l'organizzazione era contro, era contraria, perché dice: non abbiamo la base, non abbiamo costruito nulla nel sindacato, diventerai prigioniero della burocrazia. Adesso
compagno ha detto, se quello rimaneva al suo posto a fare i lavoratori, costruiva un gruppo di 20 postini sopra un muro, una base solida di sinistra, adesso c'erano le basi per avere una base mutante e denunciare la direzione per questa vendita. Invece che ha fatto? Si è messo lui nella poltrona centrale del sindacato, con un esecutivo che ha votato il rientro, e adesso c'è molte, molte incazzature della base. È una lezione preziosa, però quello che va sottolineato è la combattività che si è vista nella base di un sindacato in un paese come il Canada, che non è tra i più poveri, non è quello che sta messo peggio a livello mondiale. Se passiamo alla Cina, che ormai fa è una parte centrale della situazione internazionale, vediamo da una parte un paese che si è sviluppato in maniera molto rapida per 30 anni, diventando la seconda potenza, alcuni dicono la prima, secondo come calcolo, diciamo la seconda, molto importante a livello economico internazionale, che ha superato la crisi del 2008 con un'espansione di credito, una politica keynesiana, una crescita esponenziale del debito. Io qua ho uno studio del Fondo Monetario Internazionale sulla, sul credito e sulla Cina. Se la Cina, dice, se la Cina è diversa da altri paesi, e ti dà le cifre, tutti i grafici ti danno una crescita esponenziale. Per esempio, qua c'è, devo tradurre all'inglese, debito del settore domestico non finanziario passa dal 2008 al 2016 da 140% del PIL a 240% del PIL, solo quella parte del debito. Questo stimolo fiscale, loro definiscono, che ha portato i livelli di debito a livelli stratosferici paragonati al passato, e prevedono che dovrà crescere ancora di più. E poi fanno un commento interessante: abbiamo studiato 43 casi di boom creditizi di questo tipo nella storia, in cui dice il rapporto crescita di credito al PIL aumenta più di 30 punti percentuali nell'arco di 5 anni. Solo 5 finiscono senza un forte rallentamento o un crollo finanziario, e gli altri, è successo un po' in ritardo, cioè praticamente tutti i precedenti non promettono bene per la Cina, e sono tutti preoccupati per questa, questa politica che sta applicando la Cina. Aspetta, qua c'è dei punti mescolati. Sì, sono ancora sulla Cina, ma ci sono fatta l'Europa. Vabbè, lo sapete, Giorgio l'altro giorno ha fatto una discussione di prospettive mondiali con un foglio unico, che ci dice i punti, vedete che non sono capace. In Cina la crescita economica, non sto qua perché non voglio perdere tempo, c'è un rallentamento dell'economia cinese, ancora 6%, per l'Italia sarebbe ma rallenta, e le previsioni sono che entro quest'anno potrebbe anche andare sotto al 6%. Per la Cina questo è un problema di stabilità, perché è un paese che è ancora in atto un processo di trasformazione, di migrazione dalle campagne alle città. Per mantenere una stabilità sociale hanno bisogno di una crescita più forte. Visto che non riescono a ottenerlo più col credito, non a livelli come volevano, vediamo in Cina un processo politico di centralizzazione del potere. Xi Jinping che ha concentrato i poteri nelle sue mani, e un aumento della repressione. Questi studenti delle società marxiste che sono stati presi, sono spariti, ultimamente hanno preso degli attivisti sindacali legati alla stessa battaglia. È in atto un processo di irrigidimento del regime. Diciamo. Un altro articolo che ho letto di momento sulla Cina è che noi non sappiamo nulla sulla Cina, è che elenca tutto, e una delle ragioni è che è una dittatura. Uno dei problemi della dittatura è che non hai il sondaggio d'opinione
penso alla manifestazione di piazza che ti dà un segnale che c'è forse un problema e la polizia non è come la Francia, diciamo, non è come la Cina. E il problema è che questo può coprire una situazione molto instabile e dà un'apparenza di stabilità. Ma se noi guardiamo quello che succede, la questione nazionale, per esempio, i sistemi di repressione che hanno verso la popolazione musulmana, quindi, che hanno perfino piazzato nelle famiglie un rappresentante dello Stato, una quantità enorme di persone che sono state arrestate e portate in queste scuole di rieducazione, telecamere che controllano tutti gli angoli delle strade, vai a comprare la benzina e ti guarda e ti fotografano la faccia e vedi chi sei. A questi livelli stiamo con la repressione in quella parte della Cina, ma anche a livello sociale, sia per gli studenti che per i lavoratori. E quello che stanno facendo è cercare di mandare un messaggio a chiunque pensa di organizzare opposizione. Questo dà l'idea che il regime è cosciente che l'economia rallenta e questo sta preparando movimenti sociali. Un po' di memoria ce l'hanno, perché il Partito Comunista Cinese nasce proprio in una situazione di questo tipo negli anni 20, e non se lo sono scordati. La Cina allo stesso tempo ha bisogno di espandersi a livello internazionale. Vediamo un aspetto della Cina, per esempio, come si comporta in Sri Lanka, gli investimenti che hanno lì, hanno preso il controllo dell'aeroporto, dei porti, in altre zone pure la stessa cosa. In Europa dell'Est la Cina sta investendo, e come dicono tutti quelli che commentano, gli investimenti non arrivano senza diciamo un prezzo legato, che è un'influenza della Cina in questa zona. Gli investimenti nell'Asia del Sud, che la Cina sta facendo un lavoro di circondare l'India con le sue basi, aumentare la sua influenza, ma al centro del problema cinese è un'espansione economica basata sul debito, una crescita della capacità produttiva che ha creato una situazione di sovraccapacità adesso, e adesso comincia un altro fenomeno, sta aumentando la crescita della produttività degli impianti cinesi, perché che senso ha investire quando il mercato mondiale rallenta? E poi c'è lo scontro con la Cina, con gli Stati Uniti, dove uno impone un tariffa e l'altro risponde applicando tariffa ai prodotti americani, e va avanti così, preoccupando la borghesia internazionale. La crescita cinese, ecco, è la più lenta da 10 anni a questa parte, anche se è ancora abbastanza sostenuta, però ti dà un'idea di dove sta andando. Qua c'è tutte le cifre, non devo guardare. Commenti di economisti borghesi seri quando parlano di una recessione cinese possibile e l'impatto che avrà a livello mondiale, perché la Cina 10 anni fa ha giocato un ruolo di cuscinetto, diciamo, nel senso che riuscendo a mantenere un'espansione ha assorbito anche sia investimenti che importazioni da altri paesi. La Germania ha vissuto un periodo di boom sulle spalle della Cina, l'Australia, che ha in questo momento, credo, il boom economico più lungo della sua storia, 17 anni interrotti, il grosso sono prodotti, materie prime, minerali, eccetera, esportati in Cina, e il Brasile pure aveva vissuto un periodo di espansione. Cioè la Cina per un periodo ha sollevato un pezzo dell'economia mondiale, adesso si trasforma nel suo contrario direttamente e diventerà uno dei fattori che renderà più profonda la crisi, perché il mercato, la Cina è anche un mercato, non solo un esportatore. Dunque la Cina ha il suo effetto, ha un effetto diretto. Per esempio, se parli della situazione brasiliana, non puoi che partire da l'effetto Cina su Brasile, i legami di tutta l'America Latina, infatti, se guardiamo quella situazione. E il rallentamento cinese
la brutta presenta una recessione profonda di 2-3 anni, con un calo del PIL, con migliaia di fabbriche che sono chiuse, e in quelle condizioni, con la sinistra, cosiddetta sinistra del PD, che applica la politica d'austerità, ecco il risultato elettorale: Bolsonaro vince in questa situazione e vince anche in alcune zone tradizionalmente del PD, alcune roccaforti operarie, e la sinistra non capisce. In Brasile siamo l'unica organizzazione che dice no, non c'è fascismo, compagni. Tutta la sinistra parla di resistenza e il PD pompa sta cosa perché ha un interesse a parlare di unità di tutta la sinistra contro la destra, contro il fascismo davanti. I compagni spiegano: unità con questa gente qua rafforza la destra, perché sono questi che hanno preparato il terreno alla destra e bisogna fare un'altra politica. Ma voglio arrivare a un paese un po' più vicino a noi, la Francia. La Francia è il paese di Carlo Marx vicino, dove la lotta di classe si combatte fino all'ultimo. Ed è bellissima. Commentavo con i compagni, sono stato a Ginevra, la scuola francofona internazionale, e il compagno dello svizzero di Ginevra dice praticamente tutti i scioperi in Svizzera stanno nella parte francese in questo momento, qualcosa anche in quella italiana, però fondamentalmente francese. Abbiamo commentato, parlare francese comporta dei problemi per la politica, perché pare che tutti il popolo francofono, ovunque sia, in Svizzera sono più combattivi, in Belgio i valori sono più combattivi, in Canada i francesi sono più combattivi. C'è una ragione, e non è né genetico, non è né linguistico, è la tradizione. Guarda che la rivoluzione francese ancora oggi ha un impatto sulla coscienza dei francesi, cioè ha lasciato una lezione al popolo. Quando ci sono problemi seri, si sceglie di piazza e si rovescia piazza. E poi l'hanno rifatto con la Comune di Parigi, poi l'hanno rifatto con il 68, e avete visto i cartelloni 1789, 1968, 2018, come dire, è la stessa cosa. Qualcuno che commenta Macron e il nostro Luigi XVI, e sapete come andrà a finire. Questa gente che partecipa in queste manifestazioni di piazza, c'è una foto di una piazza dove hanno messo proprio una ghigliottina in piazza, per dire così finiscono questi. Qualche prefetto ha detto ci ricorda qualcosa, perché anche dal 1789 è iniziata quella rivoluzione, è iniziata per le tasse. Chi doveva pagare? Se lei ci vede la storia di 15 anni prima di quella rivoluzione, l'aristocrazia si rifiutava di pagare, la Chiesa, il vescovo, figuriamoci, chi doveva pagare? Chi stava più in basso? E a un certo punto chi stava più in basso ha detto no, non ce la facciamo più. Se qualcuno c'ha il tempo di leggersi il libro di Kropotkin sulla rivoluzione francese, la cosa bella è quando questi aristocratici fuggono da Parigi e i contadini li riconoscono, li riprendono e li riportano a Parigi, perché volevano arrivare in Italia, in Germania, in Inghilterra, fuggivano dalla rivoluzione. Quello è un evento storico che ancora oggi si sente, e quello che stiamo vedendo, spiego con questo, la gente arrivata che non ce la fa più, scendiamo in piazza. E io quando ho visto quelle scene, mi immagino in Italia quanta gente dirà: ma perché non facciamo pure noi? Ma com'è che i francesi, anche in Inghilterra, i francesi sono bravi, sono bravi. Però vediamo, in Belgio abbiamo visto a Bruxelles manifestazioni con i gilet gialli, perfino in Olanda qualcuno sta facendo qualcosa, in Spagna ha influenzato il movimento. Jordi diceva che in Catalogna qualcuno diceva che la parte catalana che sta in Francia dice 100 camici gialli, gilet gialli, ottengono più di tutto quello che abbiamo fatto noi col movimento indipendentista catalano. Ma come mai questi catalani in Francia, come dire, il loro metodo funziona meglio di quello che abbiamo fatto noi? Ma la rabbia che noi stiamo vedendo in Francia è quella che abbiamo detto da anni, che esiste in Italia, esiste in Spagna, esiste in Inghilterra, esiste ovunque, esiste negli Stati Uniti, esiste in Brasile. Trova espressioni a volte distorte. Bolsonaro, anche
io sono convinto che questo movimento francese c'ha una risonanza profonda in Italia, e come l'abbiamo visto in Francia, prima o poi lo vedremo negli altri paesi. Se c'è qualcuno che già sfiducia nelle prospettive e che pensa che la nostra organizzazione esagera, basta guardare la Francia, guardate bene bene la Francia, quello che sta succedendo. Quando si vede un sindacato che la direzione dice no, noi con gente cantata per la tenda, proviamoci, noi con questi non ci andiamo. La base militante della CGT c'è un'altra idea, vanno in piazza e fanno quello che dovrebbe fare la sinistra, gli danno un sostegno, avete visto i video, le foto, i gilet rossi e i gilet gialli che si uniscono in piazza, che uno applaude l'altro, i lavoratori di Amazon che stanno in sciopero e quelli di gilet gialli arrivano, alcuni sono gli stessi, sono le stesse persone, giovani lavoratori incazzati. È un vero movimento di popolo in una situazione dove la sinistra non dà una direzione. Questa è la realtà, dunque è confuso, c'ha elementi contraddittori, sicuramente c'è anche qualcuno di destra, ma per ricordare quello che diceva lei, se vi aspettate una rivoluzione pura, non la vedrete mai. E man mano che cresce questo movimento, diventa ancora più chiaro che non hanno spazio. Ci sono state le scene dove hanno cacciato i fascisti dalle manifestazioni, non vogliono. Questo movimento ti dà un'idea della vera situazione. Quando lo Stato, gli elementi che parlano di un ambiente insurrezionale, alcuni parlano di una situazione pre-rivoluzionaria, questa è la realtà, questa gente non c'ha più voglia di stare a sentire parlare di sacrifici, eccetera. In più ci si mette lo Stato con la polizia. Il 68, se ci ricordiamo, la violenza dello Stato è stato un elemento importante nel provocare quel movimento a livello che è arrivato. Stiamo vedendo la polizia che va giù duro contro gli studenti che sono uniti al movimento, l'arresto di centinaia di studenti, ma almeno lavoratori, eccetera. Ho visto un funzionario della CGT che commentava su quello che aveva visto in piazza con gli studenti, lui diceva no, così no, così non va, non va, così non va. Mandano il servizio d'ordine per metterli tra polizia e studenti, per proteggere gli studenti e per proteggere i gilet gialli anche. Si sta creando un movimento di classe dal basso e il governo Macron costretto a abbandonare la proposta. Inizialmente faceva il grosso, io comando, io do ordini. Qualcuno gli ha fatto notare che non hai l'autorità per fare questo. Ricordiamoci quello che abbiamo detto quando è stato eletto. È stato eletto con il 24% di sostegno vero all'inizio. Questa è la sua vera base. Dunque, tre quarti del popolo già gli era contro. Si ritrova al governo uno, il liberale borghese classico, l'uomo che salverà l'Europa. In Inghilterra dice: noi abbiamo bisogno di un Macron, non possiamo farlo. Si discute in Inghilterra di fare un partito di centro, poi gli altri dicono: no, ma guarda, in Inghilterra non funziona. È uno dei problemi che la Tunisia ha, è che i partiti storici su cui si sarebbero basati, fondamentalmente in questo caso il Partito Socialista, non c'è più, o almeno molto molto debole. Questo è un importante elemento per l'Italia. Quando scoprirà una cosa in Italia di questo tipo, quale partito frenerà? Quale partito con quale tradizione, quale autorità? Non c'è Berlinguer che ti va in piazza oggi, e in Francia non c'è il Partito Socialista, è il Partito Comunista, figuriamoci. C'è una vita, non so, 1%, 2% se va bene, malgrado il nostro presidente Gregozzo diceva che tutto il movimento in Francia sarebbe passato attraverso il Partito Comunista. E noi abbiamo fatto una scissione su questa questione, qualcuno di là scissione. Abbiamo fatto un passo avanti in realtà, con quella separazione. Tocco anche la questione del gruppo francese. Sono stato in Francia ad ottobre a Comitato Centrale, è piccolo, però ha raddoppiato le forze. E c'è un ottimo ambiente, intervengono a Toulouse, c'è un video di ieri di un compagno che sta parlando di un'assemblea di studenti di Toulouse, se lo vedete è incredibile, una massa di studenti, il compagno che sta parlando con la nostra linea nell'assemblea degli studenti, il gruppo lì ha raddoppiato i suoi compagni, siamo molto presenti in questa situazione, dovrebbe essere molto più facile costruire l'organizzazione.
Francia è uno dei paesi centrali dell'Unione Europea, non è marginale, non è la Grecia, non è, che ne so, la Bulgaria o Romania o l'Irlanda, è uno dei paesi principali che hanno fondato l'Unione Europea, e poi in questo paese c'è questo ambiente insurrezionale e rivoluzionario. C'è il rischio di contagio della situazione francese, i compagni devono studiarlo bene e dobbiamo combattere le tendenze che cercano di sminuire quel movimento dicendo no, ma però sono proiezioni, cioè arriva sempre, sai, quel ritocco di sinistra col termometro che da vicino a me e dice aspetta, no, non va bene, me lo porto, me ne vado io e lascia le masse che fanno quello che fanno. La sinistra deve entrare in quel momento, dargli direzione. Quando Trotsky diceva e criticava quelli che proponevano il fronte popolare, dicendo bisogna moderare la posizione della sinistra per conquistare il centro, per conquistare il ceto medio moderato, e Trotsky spiegava che nelle condizioni di crisi economica profonda, quel ceto lì è proprio quello che impazzisce di più, diventa disperato e cerca soluzioni estreme, non moderate. Questo spiega la polarizzazione, perché alcuni vanno a destra, altri vanno a sinistra. Il centro viene abbandonato, Macron è la dimostrazione. Dicevano che in Francia il centro c'era, in realtà il centro è crollato, è meno popolare di Hollande, nello stesso periodo della presidenza, una cosa incredibile questo che riuscì a fare Macron. Polarizzazione di classe, situazione insurrezionale, alcuni parlano di situazione pre-rivoluzionaria, che conferma quello che noi diciamo. E se vi ricordate, qualcuno se lo ricorderà, quando Ted parlava di cambi bruschi e repentini nella situazione. Questa della Francia è questo. E questo dovete pensarlo anche in Italia. Si va usato nella propaganda questo per combattere un certo ambiente che c'è a sinistra in generale. La Francia instabile. Poi andiamo in Inghilterra, non so se vedete questo qui. Questo è un tacchino. Questo è l'umorismo britannico. Questo è un tacchino con la faccia di Theresa May. Dice, e dice, I'm a tough old bird. Sono un vecchio uccello. Tradotto in italiano un po'. Sono un pollastro, ecco. E dice, dice, I will fulfill my destiny. Cioè, farò quello che sono destinato a fare. Cioè, arrosto. Questo è come vedono primo ministro di un'altra grande potenza europea. L'altro giorno il Parlamento ha votato che il governo è guilty of contempt. Come si traduce? Oltraggio. Dispregio. Oltraggio al tribunale, questo oltraggio al Parlamento. Perché si era rifiutato di pubblicare i consigli legali legati alla riforma, no? E uno dice, no, è nell'interesse nazionale, non va rivelato. Guarda, non può rivelare. Il Parlamento britannico ha votato una mozione che dice se martedì prossimo, quando parliamo di prospettive oggi, non è più come una volta che parlo di annuncio, martedì si vota nel Parlamento britannico questo accordo e sembra quasi sicuro che verrà bocciato, il Parlamento ha votato una mozione che dice il piano B lo farà il Parlamento o imporranno al governo di tornare a trattare con l'Europa. Il direttore dell'Evening Standard, che non so se sapete chi è, si chiama Osborne, è il compagno di Cameron, responsabile per il referendum che si sono pentiti di averlo fatto, e finita la carriera politica gli hanno trovato un posticino a fare il direttore dell'Evening Standard, titolo Tory Sensibles, cioè i conservatori quindi seri, Plan Brexit Coup, cioè una Norway Plus, che sarebbe praticamente rimanere nell'Unione Europea uscendo dal Parlamento. A questi livelli stiamo, cioè rimaniamo nell'Unione Doganale, tutti gli accordi, rispettiamo tutto. La politica britannica, c'è un articolo qua dell'Economist, se lo leggi, questo sì che è deprimente se sei inglese, perché tutto dice, è praticamente un disastro. Poi finisce, dice, a clean break from Europe. It would in fact be horrifically messy.
senza via d'uscita in realtà. E c'è una polarizzazione anche qui. Il voto per uscire dall'Unione Europea e dall'Inghilterra era un misto di piccola borghesia, Middle England, come dicono gli internazionali, è un pezzo di popolo che ha detto: ma avete dato l'occasione per mandarlo a fanculo, e io ci mando, questo è stato, io nel referendum mando tutto lo Stato a quel paese. E così hanno fatto. La borghesia britannica si è ritrovata in una situazione molto difficile, perché il governo deve rispettare la volontà del popolo, come dicono loro, dunque bisogna uscire. La borghesia dice: ma siete matti a fare un uscire senza accordo, che qualcuno prevede perfino questo. E c'è il Financial Times qui che c'è un grafico che con tutte le varie possibilità, se succede questo, poi succede quest'altro, succede quest'altro, e alla fine ci sono i vari risultati. Addirittura qualcuno sta sognando un secondo referendum, sperando di aver convinto qualcuno in base a tutto, tutta la propaganda, che bisogna votare rimanere. Qualcun altro dice: però se va male, qualcuno non è andato come dovrebbe andare, è ancora peggio, perché si direbbe a questo punto hard Brexit, Brexit duro, un referendum che conferma una uscita senza anche un accordo. Stanno lì a divisi tra di loro, disperatamente alla ricerca di una soluzione, e sinceramente in questo momento è difficile prevedere come andrà a finire. Questo è il livello di instabilità che abbiamo in un paese come l'Inghilterra, un paese stabile storicamente. Ma c'è anche un altro elemento: la polarizzazione si vede particolarmente nel campo politico. Abbiamo il Partito Laburista, che è uno dei partiti più a sinistra di tutta l'Europa, forse il più a sinistra, da quello che vedo io. Se vi ricordate, fino a qualche anno fa, i laburisti erano quindi inglesi, laburisti. Noi comunisti italiani ci siamo sempre, noi ci chiamiamo comunisti e facciamo gli accordi con la borghesia. Loro sono laburisti. Dico, voi ridete, ma così mi hanno risposto 40 anni fa, quando io ho posto una domanda a un funzionario del PC. La differenza tra un laburista e noi siamo comunisti, scientifici, decisi. Poi ha fatto l'Unità Nazionale e tutto quello che ha fatto. Per un laburista britannico, al congresso è successa una cosa che io stavo lì con Francesca a guardare la TV, c'è la BBC, parla perché trasmette dal vivo il congresso, e Francesca, questa è una rivoluzione che è nata. Congresso, 90% dei delegati delle sezioni che ti vota contro l'esecutivo del partito. Su che cosa? Sull'ordine del giorno, su come discutere la questione della selezione dei deputati. Perché nella base c'è la voglia di facilitare il cambio dei deputati, e la burocrazia, anche i colpi degli altri, vogliono rallentare, che non vogliono provocare la scissione con la destra, che domina il gruppo parlamentare. La base ha capito: anche se vinciamo le elezioni con questo colpi, ma con questi deputati, non servirà a nulla. Sono decisi ad andare fino in fondo, hanno votato 90% contro. Chi ha salvato la burocrazia? I delegati. I rappresentanti della classe operaia britannica, cosiddetti rappresentanti, alcuni dei quali nei loro congressi sindacali avevano votato la mozione che facilitava a cambiare i candidati, i delegati scelti da questa burocrazia sindacale del congresso vota contro la base del partito. Alla fine, con la somma delle percentuali dei sindacali, eccetera, vince la burocrazia con 53%, rinviando la cosa. Un altro elemento: noi, piccola organizzazione, abbiamo lanciato la campagna per il ritorno di Clause 4, la quarta clausola dello statuto. Quella clausola legge che Blair aveva tolto è stata inserita nello statuto del Partito Comunista, non a caso, nel 1918, subito dopo la rivoluzione russa, quello l'impatto anche sul Partito Comunista. La voglio riportare: noi abbiamo lanciato la parola d'ordine, no? Bring back Clause 4. Portare il posto. Uno dice: vai, lo fa per intervenire. Si è messi davanti al congresso col tavolo, McDonald costretto a
fuori al nostro tavolo tutti a firmare. Abbiamo fatto una riunione ai margini del congresso con tantissime persone, di gente sindacale, eccetera. Adesso ci arrivano richieste da sezione del partito di qua e di là, di mandarci qualcuno a parlare. Rob è andato in una sezione, perché il CRP sono come una federazione, sono 7-8 sezioni, sono quelli che eleggono il deputato, che il segretario della federazione è un contatto, che ci ha parlato in trisolo, il segretario di un'altra sezione a sud di Londra. Io sono partecipato a una riunione di momento un'altra settimana, parla una signora che dice, incazzata nera, anche con Corbi negli altri. Dice, io sono iscritto a partire 2-3 anni fa per sostenere Corbi, sono segretario del CLP. Dice, come? Cioè, ti sei iscritto 3 anni fa per sostenere, ed essere il segretario della federazione. Quello è quello che sta succedendo nel Partito Democratico. Una rivolta che viene dal basso è una decisione della base, e quando tu hai un voto con 90% contro la direzione, malgrado tutto, l'ambiente che si respira nella base è siamo forti, siamo tanti, questo partito è nostro e noi possiamo cambiarlo e fare quello che vogliamo fare. 500.000 di iscritti, si vota per l'esecutivo, le sezioni, 9 rappresentanti dell'esecutivo, tutte e 9 alla sinistra. Questo è l'ambiente che si respira lì. A destra che si dice, Buchi si sta spaccando, perché il nuovo segretario Buchi ha chiamato Tommy Robbins, che è quello dell'English Defense, c'è un fascista. Lo statuto di UKIP vieta l'iscrizione a qualsiasi membro o ex membro di questi gruppi fascisti. Allora che ha fatto il segretario? Ha preso Tommy Robinson e l'ha assunto come consigliere del partito. Adesso c'è un'uscita di quelli che dicono, ma no, io non sono entrato in UKIP per fare questo. Cioè i conservatori, quelli un po' più moderati di UKIP, no? Forse torneranno in qualche conservatore. Però c'è un nuovo riallineamento delle forze a destra e a sinistra. E nel frattempo stiamo vedendo una serie di lotte sindacali. I ferrovieri, più scioperi, fabbriche che chiudono e la reazione degli operai è sciopero spontaneo, successo a fine di luglio. Si comincia a vedere una lotta di classe, quella più classica, diciamo, che sta riprendendo, nell'ambiente di questa radicalizzazione a sinistra che c'è. L'Europa, tutta l'Europa in effetti è in crisi. Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire a settembre ha detto che l'Europa si trova in uno stato di decomposizione, molto 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 positive, molto buone. C'è l'articolo di The Guardian che parla dello stato generale, cioè che i capi dell'esercito tedesco hanno fatto uno studio, anche loro fanno le loro prospettive come facciamo noi, e le prospettive da oggi al 2040, e questo è il modello, le loro prospettive Europa 2040, allargamento dell'Unione Europea in gran parte abbandonata, con altri stati che sono usciti dalla comunità, crescente disordine, a volte caotico, conflitti, eccetera, eccetera, eccetera. Dico, loro commentano sul fatto che facevano le stesse cose nel 1871, nel 1914, cioè studiano anche loro, queste loro, quelle che vedono, perché vedono la crisi dell'Unione Europea, che non è una crisi dell'Unione Europea, è una crisi del capitalismo mondiale, che ha un impatto sull'Europa, che strutturato così com'è, l'abbiamo discusso tante altre volte, economia che viaggia a velocità diverse, una Germania e una Grecia non possono stare nella stessa moneta, e l'avevamo spiegato, io qua ci avrei tanto da citare, ma dovrò solo fare un video, tutto qua dentro ve l'assicuro, è il vecchio documento del 97. Se leggete alcuni pezzi di questo documento, uno direbbe, ma questi ci avevano la palla di di Stato, perché dice esattamente uscire dall'Unione per l'Inghilterra, c'è una parte della polizia che lo pensa, ma avrebbe degli effetti di disgregazione dell'Unione del Regno Unito con l'Irlanda del Nord, con la Scozia, cioè tutto quello che dicevamo 20 anni fa si stanno verificando oggi con quello che sta succedendo davanti
c'è una crisi finanziaria che si sta preparando, e l'Italia, poi discuteremo, l'Italia è al centro di questo. L'Italia potrebbe essere il paese che potrà andare nella storia come paese che ha scatenato il crollo del capitalismo mondiale, o almeno una crisi finanziaria seria. Con la situazione in cui si trovano le banche italiane, con i debiti inesigibili che ci sono, un quarto dei debiti europei di questo tipo stanno nelle mani delle banche italiane, e potrebbe scatenare una crisi che colpirebbe tutta l'Europa. Si diffonderebbe in Germania, dove l'economia sta rallentando, e anche lì vediamo l'instabilità. Il paese più stabile d'Europa, quanto ci hanno messo a formare un governo l'anno scorso? La Merkel, che sembrava così forte, si deve dimettere. La crescita la Tedesca, la Germania, l'AfD, partito reazionario di destra. La situazione in Germania è una di crescente instabilità, e lotta di classe, radicalizzazione sia a destra che a sinistra. In più a questo ci si aggiunge la crisi migratoria, l'arrivo di questa povera gente, diciamo, di altre parti del mondo, risultato dell'opera dei nostri cari dirigenti, che hanno fatto quello che hanno fatto nel Medio Oriente. Ma al di là di questa crisi in Europa, che è una crisi che si concentra alle menti della polizia mondiale, perché è seria la crisi europea, se noi guardiamo la situazione, vediamo rallentamento cinese e l'impatto che avrà. Ho qua dei dati su una imminente crisi finanziaria in India, per esempio, i dati delle banche che stanno per saltare, tutto basato sul credito dei 5-10 anni fa, e adesso cominciano a pagare le conseguenze. Vediamo la Russia che si comporta un po' da paese imperialista, mi sembra, con l'Ucraina, che costruiscono un ponte che, guarda caso, 144 navi del più importante della flotta ucraina non passano su quel ponte. Chissà chi ha disegnato quel ponte, qualcosa in mente ci arriva. C'è una crisi alimentare in questi paesi, c'è una siccità che cominciava nel 2014, e parlavano addirittura di 2 milioni di persone a rischio di fame, non in Africa, non in India, ma in America, in Centro America, e fuggono da questa povertà. E poi che sottolinea la situazione di estrema polarizzazione della proprietà: l'1% delle patrie in questa parte del mondo in mano a aziende multinazionali che hanno in mano il 51% della terra, la più fertile. Il resto, 80% delle patrie, devono gestirsi 13% del terreno. Dunque è vera e propria povertà e fame. Come ha fatto ridere? Conclusione di uno studio che l'emigrazione avviene, la povertà e la disoccupazione in generale sono le cause dell'emigrazione. Io quando ho letto questo dico, ah sì, c'è avuto uno studio nostro per capire che uno emigra perché è povero e disoccupato. Non so quanto hanno pagato per lo studio. Abbiamo la crisi in Argentina e Turchia, crollo della loro moneta, tasso di interesse che va alle stelle, l'inflazione che arriva a livello del 30%, non hanno risolto nulla in Argentina dopo la crisi del 2000, e questo prepara chiaramente una nuova situazione. Vietnam, stesso processo che in Cina, centralizzazione del potere in mano del segretario del partito, per lo stesso motivo. Congo, un paese dimenticato, dove qualche anno fa circa 5 milioni di persone massacrate da queste guerre cosiddette etniche, in realtà sono guerre sostenute da varie potenze imperialiste, si era calmata la situazione, e adesso la prospettiva è che potrebbe scoppiare di nuovo uno Stato che praticamente non esiste e milizie che operano comunque. Un paese che è due terzi della grandezza di tutti, che rischia di destabilizzare l'età per i propri barbari. Io non ho potuto usare neanche la metà degli appunti che ci avevo qua, perché non ho il tempo. La prossima volta chiederò 2 ore, perché se io mi chiamassi Alan Woods starei qua 2 ore con la traduzione.
sta preparando una nuova crisi finanziaria, peggio del 2008, molto più profonda. Non hanno risolto i problemi del 2008 e sarà una crisi globale. Si vede con la crisi in Argentina, in Turchia. Turchia era un paese fino a qualche anno fa considerato un modello forte, sviluppo economico, credo che sia l'undicesima potenza industriale, e adesso sta in crisi. C'era Erdogan che si vantava di essere un uomo forte, adesso c'è questa situazione. Questa volta la Cina non potrà salvare il mondo da un approfondimento della crisi, non potrà giocare il ruolo di cuscinetto, anzi la Cina si è trasformata in uno dei fattori di crisi, ma non un elemento di salvezza per l'Italia. Si prepara di conseguenza una catena di crisi, che sarà una reazione a catena che colpirà un paese dopo l'altro. In queste condizioni l'Italia è a rischio, farà saltare l'Europa. Se salta l'Europa, salterà gli Stati Uniti e il Canada, figuriamoci il Messico, il Brasile e altri paesi. E questo vuol dire lotta di classe a un certo punto. Non necessariamente subito, ma nel campo. Però la Francia ci deve servire a dar fiducia anche ai nostri stessi compagni, perché io sono convinto che a volte succede a qualche compagno, ascoltano una relazione su prospettiva mondiale o su prospettiva italiana, ascoltano i compagni entusiasti, a lotta di classe, eccetera, e poi dicono, però io nel Valle in Bergamasche, no? Sono tutti reazionari, sono tutti 5 Stelle, sono tutti Lega o quello che sia. La gente non capisce un cazzo, come fanno a essere così ottimisti questi marxisti? In America, stessa cosa, in Italia c'è un articolo, tutta la sinistra, DSA, tutti i pessimisti, tutti gli unici sono noi, e gli altri ci guardano come se noi fossimo dei marziani. Io mi immagino in Italia, quando vedo la nostra compagna entusiasta che parla, ma che cazzo gli è questo? La realtà che non è un entusiasmo basato sulla volontà, no, dell'individuo, si basa su un'analisi concreta, la realtà concreta. La nostra analisi è l'unica che veramente tocca la realtà così com'è, non guardando solo la superficie, come fanno questi, quello è il loro problema. Non guardano a fondo, e quello che non fanno, non guardano oltre quella cerchia ristretta di attivisti sindacali, che sono spesso i peggiori, no? Loro si lamentano del popolo, loro sono la causa del perché il popolo non si avvicina alla sinistra o al sindacato. Quante volte sentite che, scusate, francese, che cazzo hanno fatto per me i sindacati, no? E tu devi dire, è vero, che cazzo hanno fatto per te? Cioè questi non fanno altro che cercare i compromessi continui, hanno venduto la classe, e questo spiega l'approccio del popolo. Poi quando si alza in piedi questo popolo, visto che non si va a iscrivere subito alla CGL o al PD o a cercare di fondazioni o trovano, in Francia non vanno a iscriversi, ma vanno in piazza e bloccano le strade, fanno un casino e bruciano le macchine, cioè non capiscono perché sta succedendo questa cosa qua. Noi sì che capiamo, perché l'abbiamo detto spesso, bisogna guardare più a fondo nella società, guardare nella massa dei lavoratori, al di là di quella lo strato molto molto sottile di militanti che in realtà sono diventati vecchi, stanchi, è una crosta che barrotta, è quello che sta succedendo in Francia. Questa è la prospettiva per tutta l'Europa e non solo l'Europa. C'è una polarizzazione, come ho detto prima, l'abbiamo visto in Canada, in Quebec, l'abbiamo visto con i postini, lo vediamo in questi Stati Uniti, in questi scioperi che ci sono, l'abbiamo visto in Brasile, in Inghilterra, in Francia lo vediamo con Mélenchon. Guarda, politicamente chi guadagnerà di più da questa situazione? Deve essere Mélenchon, perché intanto ha sostenuto il movimento più di quello che inizialmente hanno fatto con la CGT, e pagheranno un prezzo per quello. Facilita chiaramente la radicalizzazione, perché quando migliaia, centinaia di migliaia di giovani si mobilitano, cercano un'alternativa. Però la situazione rivela anche l'estrema debolezza della sinistra storica, non solo quella storica, anche Podemos per esempio, che nasce come una bomba che esplode e poi i dirigenti cominciano piano piano a moderare la loro posizione, riducendo il potenziale che avevano nella società. E succede, Psoe, che poteva sparire,
La debolezza della sinistra è un elemento che dobbiamo capire nell'analizzare anche i movimenti che scoprono in questa situazione. E in mezzo a questo ci sono i giovani, che sono quelli che si radicalizzano più di tutti gli altri. È la fascia della popolazione che si radicalizza maggiormente. Io penso che questo si tocca anche in Italia, ma si vede a livello internazionale. E questo ci dovrebbe dare animo, entusiasmo per la situazione in cui siamo entrati. Ricordiamoci una cosa: stiamo discutendo in varie sezioni, pubblicando materiale sulla rivoluzione tedesca del 18. Se voi leggete quello che è successo in quel momento, era molto più favorevole la situazione tedesca del 18 che non quella russa del 17. Le condizioni erano molto più favorevoli, la classe operaia era molto più forte, molto più organizzata, eppure sarà sconfitta. Se vedi come agiscono i rivoluzionari, sparpagliati di qua e di là, senza un'organizzazione compatta, coesa, con una disciplina, e vedi le conseguenze che paga l'umanità per la mancanza di un'organizzazione presente in quella situazione. La grandezza di lei è che per anni prima pazientemente aveva costruito quell'organizzazione. Quando arrivava il momento era pronto. In Germania, quando arriva il momento, non erano pronti. Il prezzo che ha pagato l'umanità, quello errore, non è caro. È il fascismo, il nazismo, la guerra civile spagnola e la seconda guerra mondiale di 55 milioni di morti. Quelle sono le conseguenze di una sconfitta della classe operaia. E dobbiamo pensare come si applica quella lezione ad oggi. La lezione alla lunga, compagni, mettiamoci un bene in testa, quello che sta succedendo nel mondo è una barbarie come non si è mai vista in tutta la storia. Questo dobbiamo pensare, non è la tranquillità, non è quella vita che il dirigente della CGIL sogna. No? Piazzarsi la mattina, andare all'ufficio e fare il suo lavoretto ogni 24 ore, prendere il suo stipendio di luce, anche stipendioni in alcuni casi, e fare una bella vita tranquilla, pensando di poter continuare così con le condizioni che esistono nella società. Povertà e fame, ho citato il Centro America, parlare del fatto che 2 milioni di persone a rischio di fame, da un'idea, questi disperati, avete visto i video, in marcia verso gli Stati Uniti, Trump che manda l'esercito sulla frontiera, guerre in alcune zone previste solo per l'acqua, per il controllo dei fiumi, eccetera, guerre locali e anche dittatura, alla lunga. Il fascismo non avviene oggi, perché la classe operaia ancora non si è alzata. Il fascismo è sempre una conseguenza di una lotta rivoluzionaria sconfitta e una classe operaia demoralizzata per colpa di questa sconfitta storica. Questo non sta alle nostre spalle, ci sta davanti, è una prospettiva in cui stiamo entrando e non c'è tempo da perdere, compagni. Io a volte vedo avevo anche una posizione, dicevo, certi compagni da un po' di anni li vedo un po' stanchi moralmente, a volte anche fisicamente, tanti anni a spiegare le stesse idee e ancora stiamo qua, no? La rivoluzione non ha un orologio, come diceva Marx. Come diceva Alan, quando mi chiedono quando è che la classe operaia si muoverà, e uno dice: io lo so esattamente quando si muoverà la classe operaia. Quando la classe operaia sarà pronta? Vai a domandare alla classe operaia quando sarà pronta. Chi lo sapeva che in Francia succedeva questa cosa questo mese? Quello che noi abbiamo detto è che questa era inevitabile, non ci sorprende quello che è successo in Francia. Ci saranno mobilitazioni, ma noi dobbiamo essere pronti per intervenire in quella situazione. Se non siamo pronti, saremo degli spettatori di fronte a questi avvenimenti e potremo dire dopo: che bravi che siamo stati, guarda come abbiamo previsto. Mentre uno che sta in galera, così bravo, dice: ma io l'ho previsto. Cioè, non è molto bella quella prospettiva. E è abbastanza lontano, diciamo, non mi sto perché ho paura che domani mi arresta. Però alla lunga, con questo livello di crisi, con questa crisi finanziaria e economica che già si sta preparando, con questo livello di scontro in classe con quello che viviamo in Francia, e quando un francese dice, lo ripeto, che Macron è il nostro Luigi XVI ed è una signora in piazza con gilet giallo e dice: sappiamo com'è finita quella volta lì, e poi gli altri ti portano la ghigliottina, ti dà un'idea del vero rumore che esiste tra una parte importante del popolo. Si sta preparando una rivoluzione, non è un'esagerazione. Ci vorrà i suoi tempi, c'è la debolezza della direzione che ritarderà i processi, ci saranno delle condizioni.
nei momenti in cui vincerà la destra, come Trump, come Bolsonaro, ma a sua volta questo prepara nuove onde di lotta a sinistra, e noi dobbiamo essere capaci di costruire più rapidamente possibile, formare quadri e prepararci a giocare il ruolo che ci tocca. E con una discussione come questa serve a far capire ai compagni alla fine non solo capire quello che succede, ma anche i compiti e i doveri di fronte a ogni compagno in questa situazione. Se lavoriamo bene, noi formeremo quella tendenza, diciamo inizialmente non molto grande, ma sicuramente da essere vista e notata dai lavoratori. Cioè, ci saremo sul campo e ci vedranno. In base agli elementi, una volta ottenuto quel tipo di dimensione di organizzazione, quando cominceranno i processi in cui le masse rapidamente possono passare da un livello di coscienza all'altro, noi ci piazzeremo nel posto per cominciare a diventare una forza, una società, per abbattere questo sistema, perché quello è l'obiettivo. E non bisogna dimenticarlo, perché a volte ho visto, a volte il compagno, tipo il compagno canadese che è uscito per diventare presidente dei postini, perché chiaramente non fronte a un piccolo gruppo come eravamo, e tuttora siamo, che prospettiva offre a uno grande come lui, no? Allora diventare segretario del sindacato dà una platea molto più grande. Vediamo che fine ha fatto. Non lasciarsi prendere da quelle pressioni, che sono pressioni della società borghese, approfondire l'analisi, capire, studiare, formare e prepararsi a guidare.